l'arrivo in Italia di olio di oliva straniero ha raggiunto nel 2011 il suo massimo storico a quota 584.000 tonnellate, superando la produzione nazionale in calo a 483.000 tonnellate ed i consumatori ne sono ignari. È quanto emerge da un'analisi presentata da Coldiretti, Simbola e Unaprol. L'attacco all'olio italiano, secondo le tre associazioni, mette a rischio un patrimonio ambientale con oltre 250 milioni di piante sul territorio nazionale che garantiscono un impiego di manodopera per 50 milioni di giornate lavorative all'anno e un fatturato di 2 miliardi di euro. Due dei sistemi analitici di controllo che ci permette di dire se un olio è italiano o non è italiano, no? Non riusciamo a riaffermarlo, ma è possibile che il panel test, che è uno degli elementi fondamentali per definire un olio extravergine, cioè il giudizio del panel test, se quel panel test dichiara un olio non extravergine, perché al di là dei parametri chimici, chimico-fisici, ha dei parametri organolettici che non lo possono immettere e considerare extravergine, o comunque lo possono facilmente identificare come un prodotto di importazione, perché come sapete alcune varietà di olive sono facilmente riconoscibili quando sono presenti nell'olio, ma è possibile poi che nei tribunali questo elemento non è sufficiente per far sì che l'opera che le forze dell'ordine, carabinieri, forestali, guardie di finanza, agenzie dei locali, tutti che operano in questa direzione, quando sequestrano qualcosa e gli dicono, beh, insomma, le carte non stanno a posto, però le carte viene considerato un errore materiale e pertanto si supera in qualche maniera. E per quanto riguarda l'esame chimico-fisico, naturalmente si corregge, tutto sta a posto, e l'esame organolettico, quello del panel, non è mai buono, benché previsto dalla legge, per bloccare un prodotto di importazione nel momento in cui lo si vende per Made in Italy. Cioè, o noi ci mettiamo in testa che dobbiamo diventare un paese in cui la giustizia, le cose giuste, vengono affermate in quanto giuste, o se ogni volta dobbiamo aprire un dibattito di confronto tra chi propone le cose giuste, che sono sempre di meno, e chi propone i corporativismi e gli interessi e le rendite, che sono sempre di più e soprattutto sono sempre più strutturati per difendersi e per, voglio dire, mantenere il corporativismo, non ce la faremo mai.